Anche le frazioni e le campagne che fino ad ora ne erano sprovviste, grazie alla banda larga e alla nuova rete wireless installata dall'amministrazione provinciale di Macerata, potranno navigare su internet più velocemente. La provincia ha investito nel progetto oltre 715.000 euro, di cui 156.000 da risorse proprie ed il resto con fondi POR e FESR 2007-2013. Sono 55 i siti dove sono stati installati oltre 160 antenne per la distribuzione del segnale e più di 200 antenne per gli utenti e le aziende, garantendo una copertura sicuramente tra le più alte d'Italia. Abbiamo concluso questa realizzazione della rete Wi-Fi provinciale, quindi una rete di proprietà della provincia, e a servizio di tutti quei cittadini che fino ad oggi sono rimasti fuori dalla banda larga. Quindi hanno sopperito con tecnologie diciamo, di bassa qualità, con costi elevati, oggi possono accedere a questa rete grazie al contratto di servizio che stipuleremo con la ditta che poi commercialmente gestirà per 10 anni, però abbiamo dato la possibilità a tutti questi cittadini di entrare nel mondo globale che tutti gli altri cittadini hanno conosciuto da parecchio tempo, quindi è finita questa frattura fra cittadini di prima serie e cittadini di seconda serie. Siamo riusciti a mettere tutti sullo stesso piano. I lavori sono stati ultimati e da questo mese saranno avviati i servizi telematici, mentre già da qualche settimana un numero ristretto di utenti sta sperimentando il servizio. È stato un intervento molto importante che ha tutte le caratteristiche di un intervento sociale. Cioè, tra l'altro, oggi non si può pensare che in un'abitazione, seppure un po' diciamo marginale, non ci sia non lo stesso interesse, ma la stessa esigenza, perché c'è il ragazzo, lo studente, c'è il professionista, insomma, tutti noi oggi dobbiamo essere collegati. E quindi la Regione nel 2008 pensò, predispose un progetto complessivo che si articolava in due fasi. In due segmenti. Uno, quello direttamente di competenza sua, che riguardava le fibre ottiche e l'installazione di centrali telecom. L'altro filone invece fu affidato alle province, alle 5 province, con finanziamenti europei e con integrazioni di fondi appunto a carico delle stesse province. Cioè la realizzazione appunto di una banda larga diffusa su tutto il territorio. Di fatto oggi possiamo dire che è stata accesa il 30 dicembre appunto è stato acceso tutto il sistema e di fatto quasi il 100% delle zone marginali, zone diciamo più agricole, più lontane dai centri abitati sono di fatto tutte servite.